La macchina dell'odio è stata battuta dall'amore per la città, un progetto credibile che la gente ha apprezzato. Una vittoria netta anche se con 7.000 voti in meno rispetto al primo turno. Franco Landella ottiene la riconferma a sindaco di Foggia con il 53,28%, meglio di 5 anni fa quando lo scarto con l'avversario fu veramente minimo e nella notte di festa guarda al futuro. È un altro primato che poco mi interessa invece lavorare per la città. Mi sono lavorare per la città in maniera umile, in maniera tenacia, perché questa è una città che ha tante potenzialità, bisogna crederci, io ci credo nella mia terra e quindi bisogna che i focciani continuino a crederci. Questo è grazie al contatto che ho sempre avuto con la mia gente, un rapporto diretto, leale, facendo capire anche momenti di difficoltà, perché bisogna dire oggi alla gente quello che la politica può fare e quello che non può fare. Scrivere slogan e prendere in giro la gente non è più il tempo, è meglio una drammatica realtà ma vera rispetto a false bugie. Il vincitore manda messaggi distensivi anche allo sconfitto Pippo Cavaliere, criticando però la coalizione che lo appoggiava. Purtroppo ha pagato, ha fatto una scelta a mio avviso sbagliata, perché ha ruolato intorno a sé non una coalizione ma un'armata brancaleone fatta di odio contro. Allora penso che la politica non è quella che si costruisce contro, ma si costruisce per un progetto. La gente ha bocciato l'odio e ha premiato l'amore.